Tra Lanciano e Chieti finisce in parità con poche emozioni e nessun gol. Il derby numero 46 conferma così la tradizione favorevole dei neroverdi contro i cugini frentani e se da un lato il punto ridà fiato alle speranze di rincorsa salvezza dei tetini, dall'altro la conferma delle difficoltà di un organico, quello rossonero, in grande affanno, come dimostra il punto conquistato nei due consecutivi impegni interni, appena il terzo in occasione delle ultime 5 giornate. Pellegrino, che deve rinunciare a Cingolani, si augura di ritrovare quella vittoria che manca dallo scorso 6 febbraio, sempre al Biondi contro la SPAL. Non stanno certo meglio i tiatini, i tre punti non arrivano dalla 15ª giornata di andata, era il 12 dicembre 2004. La scossa prova a darla anche con la sua presenza il presidente Buccilli, che torna a seguire la squadra in trasferta dopo diverso tempo. Donati deve fare a meno di Tacchi, Lambertini e Terrevoli. Sanna completa così il pacchetto difensivo con Lacrimini avanzato a centrocampo ed in attacco con il rientro di Guariniello. Passano appena 2 minuti, il Lanciano, che appare molto motivato, prova così a sollecitare Sciarrone. Nassi però manda sul fondo. Pur mantenendo l'iniziativa, i rossoneri non riescono a sfondare, soprattutto centralmente, dove la coppia Bonfanti-Minardi è in giornata di grazia. Allora i rossoneri devono affidarsi alle palle inattive, prima è Nassi ad impegnare così Sciarrone, poco più tardi tocca a Soncin che non c'entra il bersaglio. Con il passare dei minuti è però il Chieti a farsi maggiormente intraprendente. Gli uomini di Donati reclamano su 2 episodi. Al 22esimo, su un tiro di Di Vito, Cavola nel tentativo di disimpegno trova la complicità di un braccio. Gava decide di lasciar proseguire optando per l'involontarietà. Più accese le proteste invece al 31esimo, su una punizione dalla destra Cano si salva in affanno, sulla respinta intervento su Bonfanti che va giù, per il direttore di gara ancora una volta tutto regolare. Rivediamo l'episodio che alla fine sarà tema di discussione tra le parti. Il Lanciano è in affanno, per la formazione rossonera arrivano anche i primi fischi, gli ospiti chiudono così il tempo in avanti, l'invito di Di Vito è troppo alto per il pur generoso Lacrimini. Il colpo di testa di Daniello, apprezzabile per la scelta di tempo, lo è meno per la forza. A riposo si va dunque sullo 0-0. Si riparte con gli stessi uomini iniziali e con Nassi ancora protagonista. Il capitano rossonero lavora un bel pallone, chiamando poi Sciarrone alla deviazione in angolo, sulla battuta del quale bussi a non trovare il tempo giusto per ribadire a rete. La risposta del Chieti è affidata ad una conclusione debole centrale di Daniello. Per rivedere il Lanciano bisogna attendere il 14esimo, Soncine si fa superare dalla sfera e prova subito dopo la battuta, con palla abbondantemente fuori. Sul capovolgimento di fronte però difesa rossonera che per poco non si lascia sorprendere dall'inserimento di Guariniello, nella circostanza Cano è attentissimo. Si provano a cambiare le carte in tavola, Pellegrino richiama Cavola e Cini dentro Finetti e Lorieri, nel Chieti Zaccagnini rileva Di Vito e qualche minuto più tardi toccherà a Bonfanti, messo fuori causa da problemi fisici, a lasciare spazio al giovane La Rocca. La musica però non cambia, anche se il Lanciano inizia a guadagnare metri e dal 34esimo potrebbe avere l'occasione giusta per passare. Il match ball capita sui piedi di Nassi, che ricevuta palla da un tocco di Moresi, anche lui da poco in campo, centra in pieno la traversa, tra la disperazione sua e dei tifosi. L'attaccante rossonero protagonista anche in altre 2 circostanze, ma senza grande fortuna. Scampati i pericoli, il Chieti torna a respirare e chiude la gara anche in superiorità numerica dopo l'espulsione di Finetti. La sua partita durerà poco più di 20 minuti. L'ultimo tentativo ancora dei padroni di casa, Soncin in girata non c'entra però il bersaglio. Finisce così tra i fischi del pubblico rossonero e gli applausi di quello neroverde. 2 stati d'animo dunque diversi, in tutti comunque l'intenzione di non mollare nella corsa ai rispettivi obiettivi. Noi, secondo me, con tutto il rispetto per il Lanciano che da ultimo con quella traversa e l'altra occasione poteva vincere la partita, noi prima potevamo vincerla noi. E sicuramente potevamo vincerla perlomeno sul secondo episodio di Bonfanti, cioè noi siamo in fondo, ma se non ci danno mai un rigore, mai, neanche quando c'è, credo che oltre ai problemi che abbiamo, se non ci danno neanche rigori quando ci sono, detto questo, alla fine il pareggio è giusto. Sì, non c'è dubbio, un punto in 2 partite è pochissimo. È anche vero che noi abbiamo cercato di vincerla questa partita in tutte le maniere, c'è stato tanto impegno, tanta voglia di sfruttare questa gara odierna contro questo Chieti che non ha mai mollato. Il Lanciano ci ha provato in tutte le maniere e comunque bisogna continuare ad essere sereni e a continuare a credere in quello che si sta facendo, perché in ogni caso il campionato del Lanciano rimane un campionato positivo. Oggi ci siamo accorti che
è stata applaudita una squadra che sta lottando per evitare i play-out ed è stata fischiata una squadra giustamente che ha pareggiato in casa e che ha soli due lunghezze dalla quinta posizione ai play-off. C'è grande rammarico per non aver potuto vincere questa partita, ma non ho assolutamente intenzioni di buttare via tutto il lavoro buono che è stato fatto fino ad oggi, cercando di non mollare mai e soprattutto uscire dal campo come abbiamo fatto oggi senza rimproverarsi assolutamente nulla.